appuntamento con Percorsi alla scoperta dei luoghi sacri della provincia di Catania. Ci troviamo in Piazza Duomo ad Acireale, alle nostre spalle la cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. Sono in compagnia di Don Salvatore Coco, direttore dell'Ufficio per i beni culturali della diocesi. Ben trovato Don Salvatore. Parliamo dell'importanza innanzitutto di questa chiesa. È la basilica cattedrale, cioè il luogo dove il vescovo ha la sua cattedra e insegna come maestro nella fede. Ma soprattutto questa, la cattedrale è uno scrigno dove viene custodita la memoria e storia di un cammino, di un popolo, di una fede, di un'esperienza cristiana. E troviamo la piccola chiesa Annunziata che man mano è diventata una basilica. E questa chiesa è anche testimonia il cammino della diocesi, oltre che essere chiesa dipendente da Catania, è iniziata la sua avventura il 10 di novembre 1872 con l'ingresso di Monsignor Genuardi, il primo vescovo della diocesi. E questa chiesa, questa basilica, custodisce diversi elementi di ricordi della storia, come la sepoltura, il sepolcro meglio, del vescovo signor Salvatore Russo, e anche troviamo anche altri vescovi che sono qui che ricordano proprio la storia passata. L'importante è proprio questo, che questo luogo si irradia un po' la vita della diocesi di Acireale. All'interno anche la cappella di Santa Venera, patrona della diocesi. Sì, è lì è il culto della Vergine Martire Venera che è custodita là, sia il simulacro sia anche le reliquie della Santa che si venera come la padrona della città di Acireale. Grazie Don Salvatore, noi adesso scopriamo le caratteristiche di questa chiesa con Don Giuseppe Cicale, esperto di beni culturali. Don Giuseppe, parliamo innanzitutto di come nasce e quando nasce questa chiesa. Prima di definire questo luogo come chiesa, dobbiamo dire che il popolo acese volle dedicare un altare votivo, un altarino, così come si dice in gergo, un'edicola fatta da tre mura e aperta all'esterno proprio a Maria Santissima Annunziata. Con il tempo nel bosco acese venne sempre più ingrandita e già dal 1400, il XV secolo, iniziamo a vedere la costruzione di questa grande basilica che si erge in contrapposizione, non dall'inizio, ma in contrapposizione sicuramente alla grandezza e al fasso delle due importanti città, Messina e Catania, per la vicinanza. Al visitatore spicca subito la facciata di questa chiesa imponente, così come tutte le altre opere di Piazza Duomo. Al visitatore nello spettacolo spicca questa facciata, anche se dobbiamo dire privata di piazza, perché privata di piazza proprio per la costruzione antica di impianto, potremmo dire medievale. Nessuno poteva pensare che questa sarebbe diventata la chiesa madre acese, la cattedra del vescovo che risiede ormai da più di un secolo in questa insigne basilica. Subito possiamo notare all'esterno di questa basilica il portale, un bellissimo portale del fine Cinquecento, e i due campanili che si concludono con una cuspide. Il portale, basta vederlo, si incrociano degli stili bellissimi, ma si incrociano anche delle sensazioni autenticamente nuove. Perché? Perché al centro vi è la raffigurazione della Beata Vergine Maria e dell'Arcangelo che viene a portare il fausto evento della nascita di Gesù Cristo, e ai lati vengono messe in risalto le Vergini Venera e Tecla. Ma guardando subito ci accorgiamo che questa Madonna, quasi perché è sbigottita, apre le braccia e dice: io non conosco uomo, come potrò accadere questo? E il testo sacro, il testo lucano dirà: lo Spirito Santo ti coprirà e tu diventerai la madre di Dio. Allora l'arcangelo
diventa solo un messaggero per la salvezza dell'umanità. Ma vogliamo andare avanti, perché allora diventerebbe solo una catechesi, e così guardando ci accorgiamo subito della diversità dei vari stili. Quando nel 1668 venne costruito il portale, che ha ancora un gusto manierista, proprio a Vampolieri, qui vicino, si volle costruire la stessa immagine esatta dell'Annunciazione. Questa immagine ormai viene completamente scomparsa, perché un'eruzione dell'Etna ha coperto completamente il grande santuario, che ancora oggi però abbiamo dopo i ritrovamenti dell'immagine di Maria Santissima delle Grazie. Parliamo dei due campanili simili ma non identici. Vedete, vi è una moda sia a Fiorentina ma sia in tante altre diocesi, altre importanti chiese, di rifare, di completare tutto quello che non è stato completato durante i periodi storici precedenti. Tar, nel XIX secolo, guardando il campanile alla nostra destra, inizia a riprodurre il campanile alla sinistra in modo identico, e poi completa con uno stile che cozza con il bellissimo portale e con questo rosone, che d'altronde però diventa anche l'emblema della nostra diocesi. Il rosone invece quando è stato realizzato? Il rosone è sempre di Tar, perciò nel XIX secolo. Ci spostiamo adesso all'interno. Questo è il presbiterio della cattedrale di Acireale. Don Giuseppe, iniziamo parlando della cattedra del Vescovo. Cos'è innanzitutto? E nel 1844 viene istituita la nostra diocesi, anche se dopo 30 anni con Pio IX sarà ufficialmente, attraverso Monsignor Genuardi, ufficialmente una diocesi. La diocesi si caratterizza per la cattedra del Vescovo, sì, cattedrale, proprio perché cattedra, perché c'è il luogo dove si insegna. Il Vescovo, che significa sorvegliante, è colui che può effettivamente testimoniare il risorto. Gli apostoli testimoniarono il risorto, così il Vescovo testimonia il risorto. E forse un piccolo errore della diocesi di Acireale non avere una cattedra marmorea, perché generalmente, oltre la sovraelevazione del luogo dove vi è la cattedra dovrebbe essere di marmo, perché è importante proprio che la sua staticità. Però di certo la nostra cattedra è una delle cattedre più solenni che troviamo all'interno della nostra Sicilia. Parliamo della volta. Parliamo della volta. La volta, se la volessimo raccontare, è l'esperienza di un uomo che torna, e che torna da Roma. È come ogni uomo che torna da un posto bello, quello che può essere Milano, Firenze, Loreto o proprio Roma, la città più bella del mondo, torna guardando. E guardando che cosa? Tutte le opere che aveva visto. Siamo al post concilio di Trento, voi sapete, un grande concilio che rinnova completamente la Chiesa e che detta leggi, detta assolutamente leggi. Sia il Borromeo come il cardinale Paleotti, che è il cardinale di Bologna, scrivono dei libri per poter comprendere quali siano le immagini sacre da poter utilizzare all'interno della Chiesa, e usano tre elementi. Primo elemento tra tutti, dice, è bene utilizzare tutto ciò che è canonico. Canone significa unità di misura, sicché è bene utilizzare la Sacra Scrittura come Bibbia per i poveri. Successivamente si consiglia di utilizzare negli affreschi
una tradizione, tutto quello che può essere dato per tradizione, come le leggende, cose da leggere, allora le agiografie e ancora di più i Vangeli o tutto quello che è apocrifo, proprio perché nella tradizione pittorica non ci fu, come tanti pensano, questo ostracismo per il pittorico. E così troviamo in questi affreschi anche lo sposalizio della Beata Vergine Maria, che non è narrato assolutamente nei testi canonici, la presentazione della Beata Vergine al Tempio e poi i cicli invece canonici, come il saluto di quella donna bellissima che è Maria con Elisabetta, subito dopo la visita dei Magi. Dall'altro lato troveremo invece la nascita di nostro Signore Gesù Cristo e ancora troveremo la disputa di Gesù nel Tempio di Gerusalemme, nel colonnato di Salomone e poi la fuga in Egitto. Dietro il nostro bellissimo organo a canne invece si pensa, ma la fantasia produce mostri, ma potrebbe invece anche essere una realtà, che vi sia l'Annunciazione, proprio perché questa chiesa è dedicata all'Annunciazione. Affreschi realizzati da chi? Da Paolo Bassa, questo indubbiamente. Ma se la telecamera ci aiuta a guardare l'alto, l'alto subito farà comprendere come vi è una gloria tra Antico e Nuovo Testamento. Abbiamo le vergini spose del Cristo, le vergini sapiente, con la prima vergine accese. Ricordiamo che la tradizione la annovera come cittadina della bellissima Ciriale, la Vergine Venera e tutte le altre vergini che la contornano. Poi al lato sinistro abbiamo i santi, i grandi santi del post-concilio. E chi sono? Gaetano da Thiene, Camillo de Lellis, il cardinale Borromeo, ormai già santo, San Francesco di Paola e ancora tanti altri santi come Domenico, come Tommaso d'Aquino, come colui che è stato e che ora è il santo di Italia, il patrono Francesco d'Assisi. Poi al centro, prima ancora della gloria, troveremo i bellissimi disegni dell'Antico Testamento con Davide che suona la cedra, quasi a ricordare gli scritti, i salmi che secondo la tradizione sono stati scritti da. Questi gli affreschi del presbiterio, cos'altro c'è da vedere qui? Vedete, la prima cosa che c'è da vedere, il presbiterio, abbiamo visto la calotta absidale, un attimo tutto, il presbiterio è caratterizzato, proprio la parola presbitero, che significa anziano, dal coro. Nelle cattedrali, come nelle grandi basiliche, noi troveremo subito un coro ligneo. A che cosa serve il coro ligneo? Il coro serve affinché i sacerdoti possano pregare insieme. Ormai questa cosa è andata in disuso, forse in certe cattedrali, in certe chiese si continua a pregare almeno qualche volta a settimana, comprendete, per la mancanza di sacerdoti, ma generalmente nel coro i canonici pregavano l'ufficiatura, cioè le lodi mattutine, l'ufficio delle letture, i vespri, l'ora media, innalzavano a Dio le glorie che spettano solo a lui. Ancora è bellissimo da guardare il pavimento policromo, che resta un'opera dei nostri più importanti artigiani, e tantissime cose ci sarebbero da guardare, ma il tempo non è a nostro favore. In questa chiesa anche un'antica meridiana. Questa chiesa è un'antica meridiana, dovremmo scendere per poter comprendere anche questa bellezza. Ci troviamo proprio
proprio davanti questo antico orologio solare realizzato quando e da chi, Don Giuseppe? Questo orologio nel 1843 fu realizzato da Federico Peters ed è una delle opere più particolari, perché non tutte le cattedrali vedono un'opera così importante. Dal fascio di luce che si avvicina poi a questa striscia dove ci sono i segni zodiacali viene riportato il cosiddetto gnomone, che segna il tempo della storia del periodo dell'anno. È un'opera veramente gradevole e preziosa, non solo per l'importanza del tempo che si comprende, che per l'astronomia è essenziale, ma è bello anche per la policromia, per tutti i segni zodiacali che diventano il materiale di decoro importante, da non confondere però con lo zodiaco che si vede in televisione, perché voi sapete che il segno zodiacale corrisponde completamente a tutti i segni degli astri che sono per noi punti di riferimento del cielo. Adesso la cappella di Santa Venera. Adesso la cappella della nostra augusta patrona. Don Giuseppe, ad arricchire questa zona della cattedrale, la cappella di Santa Venera, degli affreschi realizzati da chi? Sono stati realizzati dal filogamo nel 1710, vi sono inquadrati sia a destra che a sinistra scene della vita della santa patrona di Acireale. Troviamo la predicazione della Vergine e poi dall'altro lato invece troviamo proprio il momento del martirio, ma ancora più bello e più interessante sono i bassorilievi che troviamo sull'altare in bronzo dorato, dove si vedono proprio le narrazioni dei suoi martiri, perché non è solo un martirio che è quello ultimo della decollazione di questa santa, ma anche, secondo la tradizione, anche fu messa dentro una caldaia dove fu arsa viva, dove fu proprio uccisa a mano dei suoi persecutori. Il filogamo però non rappresenta solo queste due scene, ma in alto viene a rappresentare la gloria di colei che ha vinto attraverso la morte la morte stessa ed è diventata con questo sposalizio eterno la sposa di nostro Signore Gesù Cristo. Alle nostre spalle invece è contenuto e custodito il busto reliquario della patrona. Tanto è importante che gli accesi hanno voluto custodire questo vetusto simulacro con delle porte ben decorate. Sono tre le porte che verranno aperte solo il 14 di novembre e il 25 e il 26 di luglio, giorno natalizio della Santa Patrona. Dico giorno natalizio perché il giorno della nascita al cielo dei santi risulta molto più importante di quella della morte stessa. Questo invece è uno scrigno dove ci sono le altre parti del corpo di Santa Venera. Questo è proprio lo scrigno che si mette nel ferculo che viene portato in processione dai devoti, e qui vengono conservate le parti più importanti, le due braccia e le due gambe di Santa Venera stessa, mentre tutto il resto è conservato nel busto ligneo e poi da un argentiere messinese invece è ricoperto da lastre d'argento. Adesso ci spostiamo nella navata centrale della chiesa, parliamo della volta della chiesa. Parliamo della volta, sì. Tante opere d'arte in questa chiesa, cosa ammiriamo sulla nostra testa? Nel 1907 il Mancini realizza un affresco splendido alla nostra vista,
e quando fu guardato dal vescovo dell'epoca disse veramente di vedere il paradiso. Però ricordiamoci sempre che la novità non portò per tutti un grande apprezzamento. Infatti questo affresco rappresenta almeno tre scene. La prima, la gloria delle vergini, con al centro queste vergini dell'Apocalisse, queste donne che hanno vinto con il sangue dell'agnello e sono riuscite a passare dalla terra al cielo con la loro testimonianza. Poi l'emblema di Santa Venera, la palma con tre delle corone. Perché tre? Forse non ce lo siamo mai chiesti. Prima fra tutte la corona del martirio, poi la corona della verginità, una consacrazione a Cristo. Ma la terza sicuramente, la più particolare per una donna, che valevano ben poco nel periodo in cui opera Venera, è quella della predicazione. Un'azione che parla, un'azione che testimonia. E questo è quello che ha voluto realizzare lo Sciuti. Ma comprendete che il connubio, la Vergine delle Vergini, non può essere solo la nostra Parascebe, cioè la nostra Venera, ma è sicuramente la donna più grande, la donna che sarà chiamata beata per l'eternità, la Vergine Maria. Troviamo infatti al centro dell'affresco la Vergine Maria Annunziata, un angelo porta il Fausto messaggio, proprio come quello che avevamo visto davanti al portale della cattedrale. E poi ancora, continuando la fede al centro sul finire del nostro affresco, è Dio Padre. Dio Padre che, oltre a essere il creatore, è il mandante dello Spirito Santo che porterà il figlio nel grembo della Vergine Maria e che, portando il figlio nel grembo della Vergine Maria, porterà a pienezza anche tutti i testimoni, così come Venera e tutti gli altri che sono attorno a lui. Adesso davanti all'ingresso della sacrestia, dove entreremo subito dopo per scoprire i tesori di questa chiesa, parliamo di due affreschi che si trovano proprio dinanzi alla porta. Eccoci proprio qui davanti, Don Giuseppe, opere queste realizzate sempre da Paolo Vasta. Sì, mentre nella volta e nel catino absidale della navata centrale voi avete visto un Paolo Vasta quasi tradizionale, un Paolo Vasta che veste tutti i personaggi con i vestiti dell'epoca, almeno quelli che si immaginavano fossero dell'epoca di Gesù Cristo, qui cambia completamente prospettiva. Infatti, guardando questo affresco, celebra la bellezza delle donne del tempo, delle donne del Settecento, li trucca, li fa proprio vivere in un contesto storico completamente diverso dal contesto di 1700 anni fa. E così proprio il Paolo Vasta realizza un elemento moderno all'interno della classicità di questa basilica. È lui proprio un innovatore, è lui che ci vuole trasmettere che quelle nozze restano delle nozze eterne per chi ha fiducia in Cristo. Fate quello che lui vi dirà. Nei due medaglioni sottostanti invece cosa ammiriamo? Nei due medaglioni ammiriamo il sacrificio di Abele che viene ucciso da Caino. E nello stesso tempo, alla mia sinistra, troviamo quel medaglione stupendo che è preludio dell'uccisione di Cristo, che è il sacrificio di Abramo che vorrebbe uccidere il suo figlio Isacco. E in fondo, dietro proprio questa scena, l'ariete che poi verrà preso per il sacrificio di un animale, per poter ringraziare veramente il Signore di non aver lasciato uccidere il suo unigenito figlio. Entriamo nella sacrestia.
Don Giuseppe Cicala, tra i tesori della cattedrale anche pregiati paramenti sacri. La suppellettile sacra è stata sempre una cosa molto importante perché la liturgia rende lode a colui che il mondo non può contenere, diceva Sant'Ireneo, sicché possiamo apprezzare sia nel passato ma ancora oggi dei bellissimi paramenti. Questi paramenti io vi invito a notare come sono costruiti, potremmo dire, una manifattura abbastanza particolare, una lamina intrecciata tra oro e seta e successivamente, dopo questa lamina, vengono ricamati attraverso dei disegni di artisti molto importanti, anche se non conosciuti, questi disegni floreali dell'epoca, disegni che ne so nell'Ottocento dei bei vasi proprio per guardare il neoclassico, oppure con foglie d'acanto nel Settecento o tanti altri stili. Certo, tra i paramenti ci sono delle diversificazioni. Questa che stiamo per guardare è una dalmatica. La dalmatica è proprio per i diaconi, diacono significa il servo, doulos, mentre abbiamo poi il vescovo che porta la dalmatica sopra la sotto la pianeta, perché ha non solo è vescovo ma è anche un servo, cioè come il diacono. E poi abbiamo il pastorale, simbolo della reggenza di questa diocesi, con l'anello e con la mitria che è il copricapo che si utilizza durante le celebrazioni. Ma qui nel nostro tesoro abbiamo una insigne reliquia, una delle più importanti reliquie dell'epoca di oggi, dei santi più importanti di oggi, del beato Giovanni Paolo II, il suo zucchetto con grande amore viene custodito all'interno del tesoro, ma non solo all'interno del tesoro, ma viene custodito proprio per la venerazione. Tanti vedrete, tante opere d'arte potremmo vedere tra i calici dove il culto divino si celebra, dove il vino diventa il sangue di Cristo, e perciò vedrete la grandezza. A volte si viene a dire che la Chiesa è ricca, ma è ricca proprio perché vuole celebrare proprio colui che è degno di ricevere l'onore, la gloria e la potenza. Grazie Don Giuseppe Cicala. Grazie noi a voi. Conosciamo adesso il parroco della cattedrale, Don Roberto Strano. Don Roberto, parliamo della vita della parrocchia. La vita della parrocchia è comune a tutte le esperienze delle altre comunità. Una parrocchia la più antica della città, il cui territorio viene smembrato con la costituzione delle parrocchie vicine nel 1921 con il decreto di Monsignor Bella. Una parrocchia che abbraccia il centro storico della città e che ha circa 4.000 abitanti, con annesso adesso una parte del territorio che viene dalla parrocchia Santa Maria dell'Odigitria, che pastoralmente è stata legata sia alla cattedrale come alla parrocchia della Madonna del Carmine. Una vita parrocchiale che si fonda sui tre pilastri che costituiscono il mistero e la missione della Chiesa: la catechesi, la liturgia e la carità. Oltre a tutto l'itinerario di iniziazione cristiana che coinvolge i bambini da 7 a 12 anni, la parrocchia è presente da sempre e tuttora abbastanza fiorente l'azione cattolica che coinvolge sia i ragazzi sia i giovanissimi giovani, così come il settore adulti. Per quanto riguarda la liturgia, essendo la nostra parrocchia anche chiesa cattedrale, ha una cura particolare, perché in questa chiesa il vescovo si manifesta come liturgo della comunità cristiana, ecco, attraverso il gruppo dei ministranti, i lettori, la corale del Duomo, la corale della parrocchia, e ci sforziamo di vivere e animare bene il mistero di Cristo che celebriamo nell'annus circulus, cioè nell'anno liturgico, e soprattutto in taluni momenti fondamentali in cui la presidenza è data al vescovo, così come anche esperienze di preghiere significative, quali quella dell'adorazione eucaristica settimanale che teniamo dalle 20.30 alle 21.30 ogni martedì,
per consentire soprattutto a quanti lavorano, a quanti sono occupati da altre realtà, di poter avere a disposizione un momento di preghiera. E infine la carità, che riveste una grande attenzione perché risulta essere una grande preoccupazione. Se ben circondati da palazzi antichi, da un ceto borghese alto, abbiamo nella comunità parrocchiale tante realtà di povertà, soprattutto di queste nuove povertà scaturite anche dalla crisi, per cui gente che ha perso il lavoro, gente che vive il disagio dell'inserimento. E per questo la nostra Caritas, come conferenza di San Vincenzo dei Paoli, si preoccupa di svolgere una dimensione di centro d'ascolto, ma anche una dimensione reale, con la distribuzione mensile dei pacchi derivanti dal banco alimentare o dalle collette cittadine, e soprattutto dall'attenzione che si rivolge al povero come conoscenza reale dei suoi bisogni, che non sempre riusciamo a soddisfare, ma anche come accoglienza, come ascolto. Noi ci troviamo davanti alla cappella di Santa Venera, patrona della diocesi di Acireale, una festa sentitissima così come quella di San Sebastiano. Beh, senza dubbio, perché la festa della patrona da secoli veglia sulla nostra città e quindi siamo chiamati ad essere custodi di questa tradizione e a far sì che la festa risulti ad essere, oltre che un qualificato momento religioso, anche un momento di aggregazione civile. Diceva il cardinale Ballestrero che l'uomo è fatto per la festa, perché la festa ci permette di evadere, almeno per un giorno, dalle preoccupazioni. Ecco, la festa Santa Venera risulta un'ottima realtà tra devozione, religiosità ed espressione popolare. Certo, negli ultimi anni si è incrementata sempre più, anche a seguito dell'entusiasmo messo da tanti cittadini accesi che l'hanno riportata un po' all'antico splendore, anche se questo splendore antico non lo conosciamo, ma così come ce lo riportano le cronache. Ma soprattutto credo che, guardando all'esempio di Santa Venera, una laica che secondo la tradizione non documentabile ma mai smentita è vissuta tra l'anno 100 e l'anno 144, risulta essere di sprone per la comunità cristiana, che vede lei nei segni della verginità, del martirio, dell'apostolato, una testimonianza suprema della propria fede. Grazie Don Roberto Strano, termina qui questo appuntamento con Percorsi alla scoperta dei beni culturali della provincia di Catania. Grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima.